sono quelli che stanno facendo, sono soltanto io voglio morire. Quanti problemi che ci ho vissuto 55 anni della mia vita? Uscendo da qua io non so cosa far mangiare ai miei nipoti e ai miei figli. Non è solo questo problema qua, questa è una serie di problemi che mi hanno portato a questo. Sono con la mente confusa, sono soltanto pregando da 4 giorni leggendo la Bibbia, chiedendo scusa al nostro Signore che vado a fare una sciocchezza. Sono confuso perché la mia mente sono un milione di pensieri e nessuno concorda con l'altro. Sono un milione di pensieri uno contro l'altro. Problemi economici sono anche nella vita. È una vita che si spezza perché 55 anni vissuti qua dentro non posso essere guidato così. Non sono contrario allo Stato, perché anche giusto, anche loro hanno le loro ragioni. Però perché nel 2013 io ho versato solo il 33.000 euro con bonifici a segni circolari, lo stesso mi è venuto un'altra morosità nel Sudan. Ai vecchi, mi ha detto che ho sempre pagato da 55 anni. Negli ultimi 7 anni ho versato, come finto di questo negozio, 395.000 euro dal 2007 ad oggi. Non contiamo poi quelli che avevano in fine, non li contiamo. Questo è l'immobiliare, non sono più clandestini, è un immobiliare. Quindi non si sappia da 2-3 ore, ci rimarrò fino a quando ho la porta, no, qua non entra nessuno. Questa è casa mia, me la resta ancora casa mia. Io niente, loro. Non ho niente da fare, voglio solo che si dicano delle cose e chi sa. Non voglio niente, non voglio nemmeno quello che voglio. Voglio soltanto continuare a vivere. E questi mi hanno precluso ogni possibilità di vita.